Ciccio Riccio, Puglia, destinazione Sanremo. È offerto da Cantine Due Palme, Demarauto e Dolci Creazioni di Fabio Ravone. Ciccio Riccio, Joliet, eccolo qua, salve, bello, salve. veloce. Velocissimo. Sì, ma sai che cosa? Ci sono molti artisti che ti fanno tanto per te, a partire da Rocco Hunt, insomma, Bob Sinclair, insomma, me lo suggerisce. Insomma, c'è tanta gente che ti ama proprio nel mondo della musica, no? Questo ti fa piacere. Sì, ovviamente, sono contento, però... voglio vedere. Sono felice, vorrei... Bob, per esempio, mi apprezza musicalmente, vorrei conoscerlo così potrebbe anche... apprezzarmi come persona. Una bomba. Va bene. Ecco. Senti, ma c'è un'altra cosa che ti voglio dire. Sei, come dire, una medaglia, no, va data a te perché il rap è napoletano, è finalmente arrivato a Sanremo in qualche modo, totalmente. Ma in realtà il napoletano è sempre stato vivo, diciamo, in tutta Italia. Il rap attualmente è la classifica in Italia. Certo. Penso che non si può fare a meno di ascoltare il rap. Tutti i ragazzini ascoltano il rap anche perché è la musica più vicina ai ragazzi. Certo. Sono felice perché Ama ha fatto un lavoro incredibile sulla direzione artistica quest'anno e anche l'anno scorso e anche in questi anni che c'è stato lui, ha portato pian piano i ragazzi a guardare Sanremo. Prima io quando ero piccolino guardavo Sanremo a fianco a mamma e papà. Adesso i ragazzi vanno a casa per guardare Sanremo e basta. Ragazzi, questa è la cosa importante. E questa è una cosa allora invitiamo importante. Tutti i ragazzi, ma penso non ci sia molto spazio. 12 agosto, Parco Gondar, Gallipoli. Io sì. Spero che dovrete assolutamente fare in modo... secondo me, figurati. la Puglia ovviamente chiama la Puglia, mi raccomando. Parco Gondar, Gallipoli, 12 agosto. Non è lontano, sbrigate. Non è lontano da Roma, da Napoli, da qua è lontano. Beh, da qua è lontano, non si arriva mai, vabbè, che poi dici. Ma no, assolutamente, non è lontano il tempo. Agosto sta per arrivare, Joliet su Ciccio Riccio. Io per me? Tu per te. Yeah. Ah.